Ogni giorno mi fate un sacco di domande, ma nessuno di voi mi ha mai domandato perché ti alleni, Matteo? Perché continui con la dieta e l'allenamento dopo che sei arrivato ad essere in forma? Cosa ti porta a volere sempre di più? Cosa ti porta a voler continuamente migliorare? Perché per essere in forma basta veramente poco, un po' di addominali visibili, un po' di braccia e per il 99% delle persone avrai un bel fisico, senza chissà che dieta o d'allenamento. Parliamo del fallimento. Cos'è? Il fallimento è quando non riesci a raggiungere l'obiettivo che ti eri preposto. Il fallimento è quando è troppo tardi per rimediare. Io non so voi, ma la mia vita è piena di fallimenti. Continuo a fallire con costanza. Non so voi, ma il filo conduttore dei miei errori è sempre stato il non essere solo. La maggior parte delle volte che mi sono ritrovato a dover costruire qualcosa insieme ad altre persone, abbiamo sempre fallito. Quante volte vediamo persone che, se prese singolarmente, valgono 100, ma una volta messe in gruppo riducono drasticamente il loro valore? Difficilmente, quando si tratta di esseri umani, 1 più 1 fa 2. Molto spesso fa 0,5. Chiamatelo bodybuilding, powerlifting, fitness, non ha importanza. Non importa nemmeno che sport pratichi. È solo quando sei da solo che capisci quanto vali. È solo quando non c'è nessuno che ti salvi il culo nei momenti difficili. È solo quando non vieni affondato dagli errori di qualcun altro che ti rendi conto di chi tu sia veramente. Dipende tutto da te. Quanto riesci ad allenarti, il seguire la dieta, il dare il 100% e la costanza negli anni, le tue priorità. Rispetto alle relazioni interpersonali, è tutto così semplice. Non ci sono incomprensioni, bugie, parole che valgono zero. Ci sei tu, quei pesi da alzare, una dieta da seguire e l'accesso a qualunque informazione tu voglia tramite internet e la propria voglia di approfondire. E mi riesce bene non fallire da solo, isolarmi con le mie cuffie dal mondo esterno, dalle chiacchiere inutili, dalle promesse che svaniscono con il tempo. Il tempo è tiranno e se non ti impegni ogni giorno ti ritroverai vecchio con tanti sogni lasciati in un cassetto a denigrare il lavoro degli altri per sentirti meno male. L'uomo è essenzialmente composto dal fisico e dallo spirito. Coltivare solo una delle due cose sarebbe superficiale. Coltivare solo il fisico sarebbe essere un bel contenitore vuoto. Coltivare solo la mente sarebbe essere una bella persona in un corpo degradato, allo sbando degli usi e costumi degli ultimi anni. Siamo fatti per fare fatica, siamo fatti per raggiungere i nostri limiti e per superarli. Se l'uomo regna sulla terra, è proprio per la sua capacità di adattarsi e di superare i limiti imposti. Pensate alla scoperta dell'America, allo spazio, alle varie scoperte scientifiche che ci permettono di fare cose che anni fa sarebbero state impossibili. Noi non ci accontentiamo di quello che siamo sin dall'origine dei tempi. Se ci fossimo accontentati, saremmo ancora a raccogliere bacche e a dormire dentro una grotta. Fa parte della nostra essenza, è la cosa che maggiormente ci distingue dagli animali. Nasciamo e senza alcun aiuto moriremo nel giro di qualche ora. Ed è oltrepassando i nostri limiti, riuscendo a fare cose che fino a poco tempo prima ci sembravano impossibili, che viviamo veramente, che siano fisici o mentali. Se rimaniamo chiusi nei nostri limiti invece di vivere, sopravviveremo fino a quando non sarà troppo tardi per rimediare. Quando sarò vecchio voglio mostrare chi ero da giovane con orgoglio, senza alcun rimpianto, di tutto quello che sono riuscito ad ottenere, senza doping, senza bugie, senza alcuna scorciatoia, senza alcuna maschera per nascondere chi sono veramente, senza alcuna relazione basata sul nulla. È nei momenti bui di sconforto che esce la vera motivazione per evolverci. È sempre stato così, incanalando la rabbia, la tristezza in qualcosa di costruttivo, analizzando i nostri errori, che abbiamo i maggiori progressi come persona. Se mi confronto con me stesso, negli ultimi anni sono cambiato tanto. Tutti quei piccoli passi, giorno dopo giorno, mi hanno portato ad essere, spero, una persona migliore. Per me questo significa allenarmi, l'entrare in palestra, il mettermi le cuffie, selezionare la mia musica preferita e vedere quanto valgo da solo, senza pensieri, senza preoccupazioni causate dagli altri. È il mio percorso, solo ed esclusivamente mio. La vera motivazione cercatela dentro di voi, prendetevi del tempo per riflettere, eliminate il vostro orgoglio per un attimo e smettetela di dare la colpa alla vita.
Volevo ringraziarvi tutti quanti per avermi ascoltato finora ed aver dato importanza, nonostante non vi dia nulla indietro, non vi dia magiche tecniche di allenamento, diete miracolose o bellissime pillole da prendere. L'unica cosa che riesco a darvi è una parte di me stesso. Ma la cosa più grande è quella che mi date voi, dando spazio e voce ad uno come me. Non vi mento, questi 10.000 iscritti sono un punto di arrivo, non un punto di partenza. In ogni caso, grazie veramente di tutto.